Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni. Allora, oggi vado, cerco di racchiudere tre richieste in una, ovvero Alessandra che mi chiedeva nella sezione del mio sito dove si può appunto chiedere lezioni mirate, personalizzate, eccetera. La prima cosa che mi aveva chiesto era: vogliamo, si parla a nome di tutti, il tuo parere da musicista su Sanremo 2023, so che sei un amante di Elisa, come giudichi la sua esibizione da ospite? L'altra domanda di Alessandra era sempre riguardo a Elisa, ho veramente apprezzato i tuoi video su di lei, da bassista amatoriale sarebbe veramente molto molto interessante se tu facessi qualche altro tutorial su uno su più suoi brani. Parte più conosciute, ci sono dei piccoli capolavori, forse meno famosi, potresti far conoscere con i suoi video. Ma fossi chissà chi. Penso a The Waves, Mr. What, Luce, versione acustica, eccetera. Grazie. Mi allaccio anche a un'altra domanda, ora mi sfugge il nome, che in sostanza era come mi approccio allo studio di un brano. Ecco, utilizzo allora Elisa oggi. Sì, come ha detto Alessandra, io sono un grande fan. Da una vita, da anni, insomma, da quando ero ragazzo, 2002, quegli anni lì, la scoprivo con Festival Band addirittura. Microfono va, vero? Sì. Mi sono sempre, ovviamente, da bassista appassionato al suo bassista storico, Max Gerz, che saluto, un amico, un grande musicista, un grande produttore, un grande bassista, una grande persona. Non bastano proprio complimenti che gli porgo in questa occasione. Se mai vedrà questo video, comunque la stima che ho nei suoi confronti la sa. Quindi, Elisa per me è come uno Schumacher della Formula 1, un Maradona del calcio. Non saprei quali altri esempi fare perché qui si tratta di cosa trasmette un artista. A me lei trasmette tantissimo in ogni occasione. Pensiamo a quanti album si è ha pubblicato, quante canzoni si è scritta, composta, quanti strumenti suona, perché l'ho vista con i miei occhi e ascoltata con le mie orecchie suonare il pianoforte, la chitarra, il basso, la batteria. Tantissimi strumenti, questo vuol dire essere una musicista completa. La sua voce bella, limpida, chiara, intonata, pulita, che sa usare perfettamente, quindi unisce tecnica a emozione. Ha fatto dei duetti che mi viene in mente, giusto, proprio primi mi vengono in mente, una versione della Voce del Silenzio di Boce con Bocelli da brividi. Cercami con Renato Zero, il duetto che fece con Tina Turner, ora mi sfugge il nome, Teach Me Again, qualcosa del genere. Ragazzi, si dovrebbe spendere veramente un miliardo di parole per descrivere Elisa. Ecco, per me, probabilmente se mi chiedessero qual è la tua voce preferita nel mondo, risponderei forse Céline Dion, però ripeto, non sono classifiche fattibili perché Elisa. Io personalmente Céline Dion, con tutto l'amore pazzesco che ho per lei, non l'ho mai vista a un pianoforte, non l'ho mai vista a una chitarra, eccetera. Elisa sì, quindi posso giudicare in questo senso. Ripeto, sono gusti, magari c'è chi l'ama come l'amo io, c'è chi l'ama un po' meno, c'è chi ama determinati periodi della sua carriera. Sono gusti, ragazzi, la musica è fatta così. Su Sanremo non mi sono già espresso, forse anche in modo un po' sgradevole su internet, però quest'anno dai, vuoi che mi sono divorziato da poco, vuoi un po' di giramenti di scatole varie, mi sono un po' sfogato, anche perché si è andata, secondo me, a perdere un po' il lato artistico del festival. Mi ricordo uno degli ultimi Sanremi belli, fu proprio quello che vinse Elisa per l'appunto. Poi insomma, dai, siamo andati verso altre. Sanremo è diventato un po', secondo me, tutto fuorché un festival della musica, dell'arte, eccetera. È arrivata lei come ospite, secondo me, senza nulla togliere agli altri, non mi permetterei mai, anche perché c'erano
insomma, gruppi come i Pooh che io suono, insomma, non mi potrei mai permettere di... Però come quando si dice, come ritorno a Maradona, com'era, gli mise il pallone in mano e disse vai nel mondo a insegnare il gioco del calcio, ecco, lei l'hanno dato un microfono e con tutto, anche tutto il rispetto per Giorgia, ci mancherebbe, però... Ripeto, gusto personale, per me Elisa Sanremo ha insegnato a tanti, tanti musicisti e cantanti come si interpreta un brano. Uno era il suo, uno era uno di Giorgia, quindi basta con Sanremo, meno male è finito. Tra l'altro non volevo sputare sul piatto dove ho mangicchiato perché ci sono stato diverse volte su quel palco, quindi non ho altro che da dire bene di Sanremo e tutto quello che... Sono un po' deluso dall'ultime scelte artistiche. Non. Comunque, chiudo qui il discorso. La cover del brano che ho scelto è proprio The Waves, la prima che hai, Alessandra, che hai nominato tra brani. Forse non è proprio una di quelle meno conosciute, però nemmeno, a mio avviso, ha avuto... O forse non me lo ricordo io, anche perché è un brano, credo, del 2004, giù di lì. Il grande successo che meritava questo brano. Ecco, ne approfitto nel mio piccolo, come sempre, anche se hai nominato altri brani molto divertenti per noi bassisti. Luce, versione acustica, mi ricordo, ci perdevo il cervello con questa linea. Un po' a memoria, dove Max faceva appunto questa cosa col basso acustico, semi acustico, qualcosa del genere. Ma cito anche Labyrinth, versione acustica, cito Swan, cito, ci sono dei brani veramente divertenti da suonare con il basso. Oggi mi concentro su The Waves e mi riallaccio anche alla domanda come mi approccio allo studio di un brano. Ecco, mettiamo conto che mi hanno detto con la mia band c'è da fare un live, cioè mettere nel repertorio il brano The Waves di Elisa. Io mi sono permesso di prendere un live come spunto, live soundtrack, perché secondo me è meraviglioso. Cosa faccio? Il primo passaggio che faccio di solito lo faccio col basso, qui essendo proprio un brano, diciamo, pianistico. Tra l'altro, in quel live, se non mi ricordo male, c'era il grande Franco Santarnecchi. Un musicista che non ha bisogno certo delle mie presentazioni, se non sbaglio, correggetemi appunto se sbaglio. Essendo proprio un brano, diciamo, pianistico, vado a cercarmi gli accordi delle varie sezioni con una semplice tastiera, come vedete, non so se si vede bene, tasterina MIDI, ci metto un suono in pianoforte, vado a cercarmi, metto ovviamente l'originale o live di riferimento. E vado piano piano, sono un pianista, si vede anche dalla tecnica, vado a cercarmi le varie fasi. In questo caso siamo in Sol maggiore. Mamma mia, si sente, sì. Ok, quindi Sol, vado a sentire che accordi, su che accordi gira l'introduzione, che è anche la strofa, il cantare. Quindi io ci sento questo. Quindi, trovati gli accordi che secondo me più o meno sono questi, me li segno, scrivo Sol, una battuta, Sol major 7, che sentite c'era un Fa diesis, qui ora porto via tutto, sulla seconda battuta. Quindi la strofa e l'intro me la cavo così, quindi Sol, Sol major 7. Poi vado su, scusate, questa era, sì, sulla sezione A, diciamo, dai. Poi vado Do. Forse la strofa inizia qui, aiuto, c'ho un lapsus. Quindi siamo in Do e io ci sento queste note qui. Vado un attimo a memoria, sto cercando di cantarmi la melodia. Qui abbiamo detto Do maggiore. Sì.
Secondo, io ci sento un re basso do, quindi rimango col do a basso, suono un re accordo. Poi un sol basso si, quindi. E poi re maggiore. E questa è, diciamo, la strofa, sempre secondo il mio orecchio, non è che poi vedete, non sono un pianista. E poi c'è la parte del ritornello, sì, se non mi ricordo male, che va la minore. Sì. Quindi la minore. Fatto so la minore, la do, ci prendo la all'ottava. Sulla seconda battuta ci sento una settima minore, un sol, quindi la minore settima, poi un re maggiore, due battute. La coda arriva sul sol, quindi. Questi accordi si possono trovare anche ovviamente col basso per chi non ha, nemmeno io ho dimestichezza, però pochino insomma qualcosa trovo, col basso uguale, quindi prima sezione sol maggiore. Ovviamente suona diverso, però per trovare l'accordo va benissimo. Poi do ad nona. Sol basso si, re. E poi il ritornello. Questo per quanto riguarda l'armonia. Poi vado a vedermi sempre io almeno una parte di melodia, perché io sono ormai fissato con lo studio delle melodie, quindi non è che proprio vado a scrivermela su spartito, però insomma sapere dove gira con i relativi accordi a me, ad esempio, fa molto comodo. Voi mi direte a cosa serve? Serve perché entro nel brano, cerco di capire intanto di cosa parla e soprattutto se poi fosse un brano dove mi devo anche esprimere non solo in fase di accompagnamento ma anche solistico, non è questo il caso. La melodia bisogna sempre averla lì a portata di mano, quindi la strofa più o meno. Quindi cerco di capire più o meno dove si muove, poi c'è il pezzo dei cori. Non mi ricordo come fa solo I come back on to... Questo è il mio cantato, quindi Elisa non mi prenderà mai come corista sicuramente. Infine, una volta che ho tutte le parti, diciamo, principali, la batteria ovviamente sento groove, sento come
vengono, come viene portato il tempo, ecco, non mi veniva la parola. E poi, ovviamente, essendo una cover, ascolto benissimo, il meglio possibile, il basso, come viene suonato, come questo è un brano proprio classico esempio dove bisogna suonare gli ottavi in un modo, non così dici, vabbè, un brano è tutto in ottavi, vada lì, cosa ci vuole? No, è uno dei brani più, forse più difficili da suonare, perché tutti gli ottavi devono essere lì. Io ho avuto anche la possibilità, chiedo scusa se non si può, ma con un'app di isolare le varie tracce, la traccia di basso di Max, di questo live, è di una perfezione assoluta. Il tiro, il groove, il portamento degli ottavi, quindi vanno suonati con... Non va bene, basta che vada a tempo, no. L'incastro con la batteria, il sound giusto, quindi probabilmente il sound abbastanza deciso, con anche un pizzico forse di non di distorsione, ma insomma quasi. Altre cose da dirvi di questo brano per quanto riguarda il basso, che Max, come tantissimi altri brani, suona in questo live un favoloso Warwick a 5 corde. La trascrizione che invece troverete a PDF, qui dove ho messo la trascrizione di basso, gli accordi, la melodia, due chiavi, così chi legge la chiave di violino c'è la chiave di violino, chi legge la chiave di basso c'è la chiave di basso, al link PDF qui sotto. Dicevo, la trascrizione l'ho fatta per un basso a quattro corde con drop, con mi accordato ed è. Quindi così la può suonare anche chi non, come me in questo caso, chi non dispone di un basso a cinque corde. Per il resto la linea di basso è molto efficace, in linea perfetta con il brano, con l'incastro, con la batteria, come sempre. Ci sono dei bellissimi, diciamo, glissati, dei bellissimi cambi di registro, da una strofa prima suonata qui, la seconda nel range basso, dei bellissimi cambi di ottava tra re suonato qui e re suonato appunto col drop, per noi quattro cordisti con la corda a vuoto che diventa il re a vuoto. Per il resto, ottavi. È un buon brano anche per come studio. Ecco, registratevi se ne avete modo, cercate innanzitutto di andare a tempo, ma soprattutto cercate di mettere un loop di batteria in stile. Tanto, ragazzi, dai, ci vuole poco ormai con la tecnologia di oggi a fare un groove simile a quello del brano, e cercate di creare affinità. Poi se suonate con un batterista, se avete la fortuna di suonare questi brani con un gruppo, ancora meglio. Quindi, per oggi è tutto. Semmai Max vedrà questo video, sono come sempre prontissimo a critiche, correzioni eventuali. Io ho detto tutto quello che so, che credo di sapere, come sempre, senza voler mancare di senza voler passare avanti a nessuno, solo per nel mio piccolissimo. Far conoscere a più persone possibili, magari brani come questo, che secondo me sono meravigliosi, sia a parte musicale che nei testi, mai banali. Non sia mai che qualcuno non lo conosce, vedendo questo video, se lo va a sentire. Andate anche a approfondire la storia di Max Jelsey, non vi limitate a quello che ha fatto, con tutto il rispetto, che ha fatto tanto. Anni e anni di Elisa, ma ha suonato anche con i più grandi musicisti d'Italia. Quindi un saluto a tutti, un saluto se mai vedrà questo video a Max, un grande bacio a Elisa, io cioè, mi prenderebbe un infarto se vedesse questo video. Non gli faccio altri complimenti a lei, dico solo che una cosa che mi sono dimenticato di dire è che se ha più o meno i soliti musicisti da quando era una ragazzina, 96, quando è che è uscita. A oggi, grosso modo, sono sempre soliti, vuol dire che oltre a tutti i complimenti che ho fatto all'inizio, è anche una grande, diciamo, concedetemi il termine, un grande capo sul lavoro, perché
altrimenti con una persona non ci si lavora per 25 anni, quanti sono. Quindi onore a lei e onore a tutto quello che ha fatto e che farà. Grande Lisa, grande Max, ci vediamo al prossimo video.